Torniamo un po' a parlare di un altro gioco rilasciato per il Nintendo 64, ma questo gioco è stato classificato come uno dei più venduti, il terzo per posizione, per l'omonima console Nintendo, Star Wars Shadows of the Empire. La trama, se dobbiamo vederla, è ambientata nel periodo di l'impero colpisce ancora e anche qualcosina che è derivato anche da Il ritorno dello Jedi, però è incentrata sul contrabbandiere Dash Rendar, che ovviamente prima sta dalla parte dell'alleanza e lui ovviamente dovrà sconfiggere le forze imperiali, visto che anche lui ne verrà coinvolto. Poi ovviamente succederà anche che passerà pure dalla parte dei cattivi. In pratica siamo una sorta di mercenario. Ma vi dico solamente che la trama in questo gioco, sviluppata ovviamente dalla LucasArts, renderà il gioco più intrigante che mai. Non voglio anticiparvela troppo, sennò altrimenti vi rovino la sorpresa. Come sempre, sul lato grafico, vi dico che, allora, essendo un titolo per Nintendo 64, non sembra neanche di averci davanti un titolo per la mitica console Nintendo, perché, allora, le ambientazioni, come potete notare, sì, sono in un 3D abbastanza semplice, beh, del resto all'epoca era la prassi. Però noto che l'effetto nebbia qui è sparito. In tantissime situazioni sembra quasi che non ci sia neanche, forse perché hanno trovato un bel modo per cercare di nasconderlo per bene. E questo, diciamo, è un bene, perché l'effetto nebbia, certo, in alcuni giochi può essere un fastidio. Ma qui, invece, che quasi non c'è, e proprio non c'è, rende il gioco molto più bello da vedere. Tutti i modelli poligonali dei velivoli, veicoli anche, sono realizzati praticamente ad hoc. Posso dire che sono tutti tratti dagli omonimi film di Star Wars, riadattati per bene. E questa è una cosa positiva. Personaggi invece, ok, ovviamente sono con dei modelli poligonali non proprio perfettamente ben realizzati come in un qualunque gioco che potremmo vedere su PC dell'epoca, però considerando il Nintendo 64 e le sue potenzialità, posso dire che non sono male, tutto sommato. Animazioni certo un po' legnose, è vero, ma sono belli da vedere, secondo il mio modesto punto di vista. E durante le fasi di gioco, anche le più concitate, non ho mai notato dei rallentamenti. Il gioco a me è sempre andato bello fluido e veloce. Sonoro.
Allora, a parte tutti gli effetti sonori tratti dagli omonimi film di Star Wars, perché se un gioco a tema Star Wars, tutti gli effetti sonori devono essere tratti dai film di Star Wars, altrimenti non è uno Star Wars, secondo i fan. Poi abbiamo delle musiche di sottofondo che, ovviamente, oltre ai soliti temi musicali tratti dal film, abbiamo anche addirittura canzoni, certo, sempre in stile Star Wars, ben amalgamate nell'atmosfera di gioco, che rendono tutto quanto molto accattivante. Del resto, è difficile fare di peggio, perché Star Wars è impossibile non fare dei brani praticamente epici. Sul lato giocabilità, Star Wars Shadow of the Empire lo possiamo classificare in un gioco di sparatutto, azione. Perché allora, come avete già capito, il protagonista è ovviamente Dash Rendar e questo gioco è stato classificato come uno sparatutto in terza persona, che noi siamo praticamente lui che deve semplicemente sparare in ambienti tridimensionali in terza persona, un po' come il primo Max Payne. E si può avvalere della sua pistola che spara colpi laser, che ovviamente si ricarica ad ogni colpo l'arma, e uccidere tutti gli avversari che ci capiteranno e risolvere degli obiettivi di missione. Dipende che cosa sarà che dobbiamo fare e soprattutto le fazioni che faremo. Non è niente di speciale, ovviamente, però ci sono tantissime sezioni in cui dovremo pilotare un velivolo oppure anche addirittura usare una torretta, e durante il gioco avremo la possibilità di raccogliere anche dei potenziamenti che ci aiuteranno a migliorare un po' noi stessi, le nostre abilità e anche la nostra arma. E tenete conto che tutti i livelli che abbiamo qui hanno un limitato quantitativo di tempo e anche addirittura una vita non infinita, quindi se morite non è che poi tornate in vita. E purtroppo si verificherà un game over. Il gioco ho notato che ha una difficoltà non proprio bassa, ma neanche troppo alta. Però vi avviso che se volete divertirvi con questo gioco non vi annoierete, del resto è stato considerato uno dei migliori giochi a tema Star Wars rilasciati su console. Io ve lo consiglio caldamente.